Tutte le fasi di una gravidanza senza problemi vengono seguite presso il consultorio familiare fino alla 36ª settimana. Se dovessero insorgere dei problemi, ci sarà un invio in ospedale secondo percorsi predefiniti e dedicati a seconda del tipo di problema. La futura mamma viene accolta nell'ambulatorio della gravidanza a termine per il monitoraggio e la valutazione della gravidanza. In travaglio parto con l'ostetrica la donna instaura una relazione di fiducia e di aiuto che insieme alla presenza del partner o di un familiare, le libere posizioni e il controllo del dolore farmacologico e non permette alla donna di percepire un ambiente sicuro e protetto. Ho partorito 2 giorni fa questa terza bimba, è stato un parto bellissimo. L'ostetrica che mi ha seguito è stata molto comprensiva su tutto, anche sul fatto che ho voluto fare l'epidurale e per i primi 2 figli non l'avevo fatta ed è stata molto gentile perché appena l'ho chiesta mi è stata fatta ed è stato un parto bello. Il parto è un momento unico, indimenticabile nella vita della coppia. La partecipazione all'esperienza del parto del futuro papà e della futura mamma possono e devono iniziare già nel corso della gravidanza in modo tale da affrontare timori, paure, eliminare dei dubbi che possono essere stati alimentati da falsi miti. Il nostro compito è quello di supportare la coppia in questa esperienza limitando il più possibile interventismi inutili, ma mantenendo un costante e silenzioso monitoraggio delle condizioni della mamma e del bambino. Il cucciolo d'uomo nasce con un cervello che pesa 1/4 di quello che peserà nella vita adulta ed è differente dalle altre specie animali, dove invece il cervello è molto più sviluppato al momento della nascita. Per promuovere, continuare a promuovere lo sviluppo del cervello del neonato, è molto importante il calore continuo del corpo materno e una nutrizione frequente. Le neomamme si possono aspettare di non vedere subito clampato il cordone ombelicale, perché è importante per il passaggio di nutrienti e cellule importanti per lo sviluppo del neonato che questo venga clampato non subito, ma quando il loro piccolo ha già iniziato a respirare e quando dal cordone non si sentono più battiti. Le neomamme si devono poi aspettare di vedere arrivare sulla loro pancia il proprio bambino. Questo è il luogo più confortevole e che fornisce calore e nutrizione al piccolo sin dai primi minuti di vita, nutrizione anche di relazione. È importantissimo il contatto pelle a pelle nelle prime 2 ore di vita del neonato. Fornisce calore e se la mamma e il neonato stanno bene, ci sarà un naturale avvicinamento del neonato al capezzolo materno. In questo prezioso periodo è importantissima anche la presenza del partner per favorire la relazione tra neomamma, partner e neonato. Nel momento in cui la neomamma si sente stanca e vuole riposare, è importante per la sicurezza del suo bambino e per evitare cadute che lo metta nella culletta. In questa fase non c'è bisogno di dare il ciuccio al vostro bambino o di dargli altre soluzioni dolci. È importante invece offrire il seno perché dal seno anche nelle prime ore escono poche gocce di una sostanza che si chiama colostro, ma che è un vero portento perché è pieno di nutrienti e di sostanze che sono normalmente utili al neonato in questa fase. È fondamentale che le neomamme non si sentano mai sole. Per questo vi invitiamo a contattare i servizi di consultorio del vostro territorio.